Belen Rodriguez sbarca a Uomini e Donne? Ecco cosa ha fatto. La bellissima modella argentina Belen Rodriguez, dopo aver rifiutato la conduzione del Grande Fratello Nipa, ha fatto una sorpresa inaspettata per un corteggiatore speciale di Tina Cipollari. Quest'ultima infatti, tramite un videomessaggio, è sbarcata a Uomini e Donne per supportare il corteggiatore della Cipollari. Tuttavia, però, l'ex moglie di Stefano De Martino nelle sue dichiarazioni ha lasciato intendere che oltre al semplice video, magari arriverà presto anche nella trasmissione di Maria De Filippi per supportare i corteggiatori della famosa opinionista Tina. Scopriamo nel proseguo dell'articolo tutti i dettagli a riguardo. Uomini e Donne News, la Rodriguez arriva nella trasmissione tramite un videomessaggio. Come anticipato nel paragrafo sovrastante, la bella showgirl argentina Belen con un video simpatico è sbarcata dalla trasmissione di Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi. Infatti, quest'ultima ha mandato un videomessaggio per il corteggiatore di Tina, Miriano. Scusate per il disegno nel viso, una mega farfalla, ma ho registrato il video dopo la festa di compleanno di mio figlio. Comunque corteggiare una donna dalla grande personalità come quella Tina non è affatto semplice. Magari qualche giorno arriverò lì in studio e ti darò qualche consiglio. Per ora ti auguro in bocca al lupo e mi raccomando, e stupiscila. Queste sono le parole di Belen Rodriguez per il simpaticissimo corteggiatore Miriano. Ascolterai i consigli datogli dalla famosa showgirl? Belen arriverà fisicamente a Uedi per aiutare Tina Cipollari con i suoi corteggiatori? Il videomessaggio di Belen Rodriguez è stato molto simpatico, ma allo stesso tempo ha aperto le porte per sbarcare anch'essa nella trasmissione pomeridiana di Maria. Naturalmente, essendo fidanzata con Andrea Iannone, quest'ultima non cercherà nessun compagno. Ma semplicemente si limiterà, come ha fatto nel videomessaggio, a spronare i corteggiatori della Cipollari. E sicuramente, se la cosa andasse in porto in futuro, per la trasmissione pomeridiana di Uomini e Donne gli ascolti potranno solo che giovare. Visto che le solite lamentele di Gemma e Giorgio e i tronisti un po' spenti del Trono Classico hanno stufato abbastanza il pubblico da casa. Se volete rimanere aggiornati su tutte le notizie sul mondo dello spettacolo e programmi TV, vi invitiamo a cliccare il nome dell'autore dell'articolo e successivamente il tasto Segui.